Grazie Eccellenza. Questa prima lettura spero che impronti, come è stato auspicato anche dal segretario Gatti, un dibattito costruttivo, visto che di ragionamenti distruttivi nell'ultimo periodo, anche durante il comma comunicazione, ne abbiamo fatti parecchi. Qui si sta parlando di un assestamento di bilancio, si sta parlando anche di debito pubblico. Il livello di crisi economica che il nostro Paese dovrà affrontare necessita sicuramente di un livello di discussione incentrato su una visione di Paese che si appresta ad affrontare la crisi e non a nasconderla. Questo forse è stato anche uno degli errori del passato. Nonostante verso rete ultimamente si siano approntati degli attacchi prima del Covid, dopo il Covid, prima dell'assestamento, sui decreti, attacchi un po' per la struttura, la natura di rete, contro la struttura, contro la natura di rete. Abbiamo sempre cercato di tenere bene a mente quanto una buona parte di questo Paese non voglia assolutamente riprendere la strada che si era intrapresa dagli anni 90 fino ad oggi e che ha portato questo Paese di fronte a quello che andremo a discutere oggi in questo progetto di legge e a questo indebitamento di oltre 500 milioni di euro. Non nutro assolutamente, scusatemi questa frase, assolutamente rispetto e comprensione per chi sa benissimo di essere artefice di questo debito. Ci sono persone consapevoli di essere gli artefici di questo debito. Ci sono probabilmente azioni legali che non potranno neanche essere intraprese verso chi ha in parte utilizzato questo Paese forse per scopi personali, quindi non potranno neanche essere perseguite un certo tipo di azioni, perché queste azioni hanno procurato danno sociale, economico e d'immagine a questo Paese, forse più di quanto lo stesso emergenza del Covid sta causando a livello mondiale. Il nostro Paese ha raggiunto un benessere che era opera di una gestione politico-economica che ha utilizzato l'anonimato bancario e societario come attrazione principale. Invece noi oggi raccogliamo le macerie di quello che la politica ha ceduto, e cioè il senso di appartenenza a una comunità e ad un Paese. E mi rivolgo a chi prima di noi ha governato per diversi anni. Ci sono diversi treni che abbiamo perso, tra cui la riforma pensionistica, che è una delle prime cose che bisognerà fare, da oltre 20 anni attende. Riforma della pubblica amministrazione imbrigliata nella sua burocrazia e il Tribunale, di cui mi sembra che ne abbiamo discusso anche parecchio. Volano di attrazione per chi ha necessità della certezza del diritto. Avere degli obiettivi condivisi sul breve e lungo periodo avrebbero forse impedito a questo Paese di essere in questo momento sulla strada del debito pubblico. Come ha già detto anche il segretario, la pandemia sicuramente non ha aiutato a livello globale e ha creato anzi una maggiore necessità e bisogno di sostegno economico e sociale da parte di tutti i Paesi. Nel 2017 abbiamo portato davanti alle come opposizione delle posizioni rispetto a quello che il governo stava facendo sulla svendita degli NPL e sulla stessa gestione di cassa, sugli interventi fatti su asset. Noi facciamo opposizione dal 2012, pertanto quelli sono stati gli unici momenti in cui forse siamo potuti intervenire come opposizione, prima non c'eravamo. Pertanto non ci sentiamo responsabili di questo debito, ma ci riteniamo invece consapevoli e responsabili del mandato che la popolazione ci ha dato nel 2019 e che ci chiede di sostenere il Paese di fronte a certe scelte, però attraverso progetti e aiuti per ricominciare ad inserire l'INFA nel nostro sistema, nel nostro tessuto economico e sociale. Il Paese vuole ripartire e noi vogliamo riuscire a farlo. E nel progetto di legge, ha spiegato bene il segretario di Stato, 5 articoli. E il primo, la cartolarizzazione degli attivi di cassa. L'articolo 2, l'acquisizione delle azioni di BNS, anche tutta la questione del CIS. L'articolo 3, riferimento di finanziamenti,
qui si chiede anche da parte di tutti, perché poi è una cosa che riguarderà tutto il Paese, necessità di essere vagliate veramente tutte le soluzioni che la segreteria, che il Congresso di Stato metterà a disposizione di tutti. Articolo 4, si vanno a sostituire i membri dei CDA. Questa è una cosa che Rete l'aveva già portata avanti anche prima di questa legislatura, proprio per la disparità che avveniva all'interno soprattutto delle commissioni dove i membri venivano sostituiti a scadenza. Articolo 5, si va a modificare i parametri della retribuzione massima. Sì, su questo c'era stato, è vero, un referendum nel 2016 sul tetto degli stipendi. Rete ha sostenuto questo referendum, alcuni aderenti di Rete forse erano anche contrari a questo referendum, ma noi l'avevamo sostenuto anche perché il principio sul quale si basava il referendum nasceva dalla questione dei contratti faraonici che continuavano in maniera progressiva ad avvenire all'interno delle assunzioni della pubblica amministrazione o comunque dello Stato, consulenze e cose varie, senza che venisse mai previsto nessun tipo di risultato. Qualcuno forse ha pensato che lo strumento del referendum fosse il mezzo giusto. Probabilmente in questo la politica ha fallito. Ha fallito nel non prendere in considerazione prima le sollecitazioni legate ad un problema che era proprio quello delle remunerazioni elevate rispetto a non avere mai chiesto in cambio un obiettivo. Era conscia la politica del motivo per cui si portava in discussione un problema così importante, che avrebbe dovuto rendersi conto prima, forse senza neanche arrivare a referendum. Inoltre abbiamo poi visto successivamente che per arrivare comunque alle cifre sperate poi si andava in deroga allegando e attuando dei bonus. E ringrazio il segretario per l'illustrazione del progetto di legge e auguro a tutti veramente una discussione il più civile e costruttiva possibile. Grazie.